30 dicembre 1993. Firmato l'accordo Santa Sede Israele. Pietra miliare nei rapporti tra ebrei e cattolici, caso esemplare della riservatezza con cui i professionisti della diplomazia conducono negoziati segreti paralleli a quelli ufficiali, rappresenta anche uno dei grandi successi del pontificato di Giovanni Paolo II e uno degli accordi bilaterali più significativi nella storia delle relazioni internazionali. Passo decisivo l'istituzione un anno prima di una commissione bilaterale permanente che stabiliva i temi di discussione. Gli israeliani puntavano a un testo che non lasciasse dubbi sulla missione giuridica e simbolica della loro esistenza come nazione, la Santa Sede alla libertà di culto e alla risoluzione di annose controversie economiche e giuridiche come la tassazione ecclesiastica e l'apertura di nuove scuole. Il testo finale venne firmato il 30 dicembre 1993 dal sottosegretario di Stato Vaticano Monsignor Celli e dal vice ministro degli esteri israeliano Yossi Beilin. Quanto alla parte strettamente diplomatica, l'articolo 14 stabilì la nascita dell'ambasciata israeliana e dell'annunziatura apostolica, a definitivo riconoscimento dello Stato ebraico.